Giulia, questa mattina avete dichiarato che avete fatto una Zoom con tutti i licei occupati. Quanti sono adesso, in questo momento, i licei occupati in Torino? Attualmente i licei occupati a Torino sono 7, nell'arco dell'ultima settimana siamo stati in totale in 10, a partire dal Gioberti che è iniziato la settimana scorsa. Sulla scia del Gioberti poi sono state occupate altre 9 scuole. Attualmente 3 di queste hanno smobilitato, ma le altre continuano ancora a occupare nei prossimi giorni. Sostanzialmente, qual è l'argomento principale di cui avete discusso questa mattina? Abbiamo parlato delle nostre motivazioni e delle nostre rivendicazioni. Ci siamo resi conto che in tutte le scuole ci sono dei problemi interni alla scuola, ma ci sono anche tanti problemi generali che si possono ricondurre sia all'ambiente cittadino sia all'ambiente nazionale. Primo tra tutti il PCTO. Il PCTO è diventato forse l'argomento più importante del momento dalla morte di Lorenzo Parelli e attualmente gli studenti chiedono sicurezza, chiedono una riforma del PCTO che possa garantire agli studenti sicurezza e tutele anche sul posto di lavoro. Un'ultima cosa, come pensi tu personalmente che potrà andare avanti questa mobilitazione? O come vorresti che andasse avanti? Questa mobilitazione andrà avanti nei giorni seguenti con occupazioni di altre scuole, anche se molte smobiliteranno domani, ce ne saranno altre che occuperanno la settimana prossima e venerdì prossimo è stata chiamata una data nazionale di mobilitazione studentesca e di manifestazioni. Grazie Giulia. Grazie a voi. Salve.